Voi costruite dei mattoni di vetro, guai a chiamarli vetrocemento, integrati con alcune cellule fotovoltaiche, è così? Sì, guai a chiamarli vetrocemento perché da noi non c'è cemento, il nostro è un sistema completamente assemblato a secco, brevettato da noi, che consente appunto l'installazione l'assemblaggio di vetromattoni integrati con celle fotovoltaiche di terza generazione, in grado di produrre energia anche in contesti climatici avversi, anche in condizioni di illuminamento diffuso, con caratteristiche però altamente performanti, soprattutto altamente accattivanti dal punto di vista estetico, perché sono delle celle colorate, trasparenti, graduabili nella trasparenza, variabili nel colore, customizzabili, quindi il nostro è un prodotto fotovoltaico per la building integration che può essere totalmente customizzato a seconda delle esigenze del cliente. Mi raccontavano che ha particolari caratteristiche anche dal punto di vista della coibentazione il vostro prodotto. Sì, il vetromattone che abbiamo utilizzato è un vetromattone assemblato anche questo a secco, le due conchiglie di vetro le abbiamo disassemblate e interposta tra le due una cintura termica che riduce il valore di trasmittanza del prodotto e quindi consente di avere un maggiore isolamento termico nonché acustico rispetto al tradizionale vetromattone. Curiosità nella curiosità, il vetro che utilizzate, il mattone di vetro che utilizzate era prodotto qua a Firenze? Assolutamente sì, è un vetromattone della Seves, le conchiglie sarebbero quelle della Seves, è inutile dire che ovviamente vorremmo insomma che questo prodotto potesse essere utilizzato anche per dare una mano diciamo, a queste... Ma diciamo che se la Seves continuasse voi sareste ben contenti? Se la Seves continuasse e se la Seves ci supportasse saremmo ben contenti, ma in questo momento non abbiamo avuto nessun tipo di contatto con loro.